Eccoci, abbiamo ripreso, questa è la quinta edizione del concorso di danza Città di Verona. Siamo stati costretti, come tutti, causa Covid, a fare questa pausa di più di 3 anni, però quest'anno abbiamo deciso di ripartire in una maniera importante e siamo qui nello splendido Teatro Filarmonico di Verona per far sì che questo concorso riprenda in una maniera più che positiva. Il nostro intento è quello di aiutare i giovani danzatori a proporsi nel mondo dell'arte, nel mondo della danza, nel mondo del teatro. Lo facciamo però sempre con una grande sensibilità nei loro confronti, perché riteniamo che il concorso debba essere un pungolo per i giovani danzatori, per lo studio, per l'applicazione, per la disciplina. E non deve essere il classico contest, la gara dove competere in maniera non sana. La competizione ci può stare, ma deve essere sana. Ed è quello che in questa occasione oggi noi abbiamo riscontrato da parte dei ragazzi. Abbiamo notato ragazzi di regioni diverse, di scuole diverse ovviamente, incoraggiarsi, dare l'imbocco al lupo poco prima dell'ingresso in scena. E quindi queste sono cose che fanno piacere, perché si crea un'armonia, un'empatia particolare. E quindi tutto riesce meglio, tutto scivola via in una maniera più che positiva per loro, soprattutto e specialmente per loro. L'effervescenza della vita espressa nello spettacolo della danza, nella maestosa cornice del Teatro Filarmonico di Verona, evidenzia quanto mortificante sia stato il periodo oscuro della pandemia nel quale era inibita ogni relazione. Riaccendendo le luci della ribalta, Eventi Danza Verona riprende il cammino della speranza, non solo riattivando la macchina dello spettacolo che contribuisce all'economia globale allietando il tempo libero, ma soprattutto stimolando i giovani alla conoscenza del bello, al di là delle fatue apparenze mondane consumate dal tempo che inesorabilmente scorre verso l'oblio. Solo la dimensione dell'arte può svincolare dagli impedimenti di una fisicità inadeguata e ambire a rappresentare la bellezza comunicando emozioni. Perciò l'arte coreutica necessita di una particolare disciplina e di una adeguata formazione professionale che soprattutto nel confronto tra scuole diverse si definisce. A questo mira il concorso Città di Verona, a incentivare e sostenere il talento senza generare antagonismo e ad agevolare il cammino di chi, esibendo una adeguata preparazione, intenda intraprendere la danza come professione. Certamente diamo anche delle possibilità importanti ai ragazzi meritevoli, più meritevoli. Abbiamo una giuria internazionale dalla scuola di Rosselle Tower a Cannes, dalla Mozart Ballet School Academy a Liegi in Belgio, dall'Apparanta Balletti Gala e da Milano, l'Etoile della Scala di Milano, che offre una borsa di studio. Quindi queste borse di studio fanno sì che i giovani danzatori meritevoli, più meritevoli, possano continuare un percorso artistico di un certo livello, avere la possibilità addirittura di entrare nelle accademie importanti come quelle che ho nominato, ma ci sono anche delle borse di studio e dei premi speciali per i ragazzi più grandi, per la categoria seniores, che offrono addirittura la possibilità o di entrare direttamente nell'ambito lavorativo avendo una scrittura, oppure poter fare un piccolo tirocinio di una settimana, 15 giorni, per provare a vedere se la compagnia che lo ha premiato in questo concorso può addirittura offrire subito un contratto dopo questo piccolo tirocinio. Abbiamo avuto un premio speciale dall'Italian National Ballet, che sta praticamente girando l'Europa ormai da parecchi mesi. Abbiamo avuto una borsa di studio dal Balletto di Milano, che darà quindi la possibilità a un ragazzo o una ragazza di poter lavorare insieme alla compagnia per 2 settimane, per 15 giorni. E abbiamo una borsa di studio per partecipare a un gala di danza all'Apparanta in Finlandia, borsa di studio ormai storica al concorso di Eventi Danza Verona, perché è il quinto anno che il maestro Giovanni Terrasori è presente con noi. È una borsa di studio che consenta di danzare al fianco di danzatori professionisti e tual, quindi basta dire questo per dire tutto. Invece io ho il piacere di presentare il nostro storico direttore di scena dell'Arena di Verona,
Gaetano Conato, che abbiamo voluto con noi già da un po' di anni, sì, anni e sì. Che per noi è cuore, famiglia, perché comunque questo teatro è stato a casa nostra per 30 anni, quindi insieme all'Arena e al Teatro Romano, ma ci teniamo particolarmente e proprio di cuore. Grazie, ma io voglio aggiungere che sono cresciuto con loro, con il corpo di ballo dell'Arena quando era il più bravo corpo di ballo d'Italia a momenti, perché ho cominciato proprio a lavorare in Arena con il corpo di ballo e poi sono diventato direttore di palcoscenico. Cosa pensa di questa manifestazione? Bellissima, straordinaria, per fortuna abbiamo la gente come loro che riescono ancora a portare a teatro della gente per lavorare in teatro, questa è la cosa più importante, il teatro stava morendo in questi ultimi anni, in effetti. Sì, questo è importante, c'è bisogno di teatro, di arte perché è bellezza, questa è la cosa proprio a cui tengo a dire di più. Я хочу сказать, что после коронавируса и все, что было связано... Devo dire che dopo il periodo di coronavirus, con tante scuole di danza che sono rimaste chiuse, i bambini che sono stati rinchiusi, molti insegnanti sono rimasti senza lavoro, vedere un'esplosione di gioia, di felicità, di entusiasmo di questo genere mi ha reso veramente felice. Столько энергии, столько эмоций детям. Ну, разные, да, потому что дети более-менее... Bambini vengono dalle scuole private, ci sono i bambini con più preparazione, con meno preparazione, però è l'entusiasmo quello che conta, è questa energia che unisce i bambini che sono lì per una sana competizione e questo è quello che la rende particolarmente felice. Sono direttore artistico della Morpheus Dance Company e insegnante di contemporaneo al PNSD Roselle Tower in Cannes. È il primo anno che partecipo a questo concorso a Verona e ho trovato un livello molto, molto alto, ci sono degli allievi, dei danzatori molto interessanti, trovo che soprattutto ci sia un potenziale a sviluppare anche nel futuro. Infatti ho dato e darò delle borse di studio per il nostro percorso, i nostri stage estivi, è un percorso sia classico che contemporaneo e giustamente cerchiamo di dare valore ai due percorsi per il futuro di un ballerino che sia polivalente. E quindi è un concorso che è in crescita e speriamo che continui così nel futuro. Beh, direi che il livello è assolutamente ottimo, buono. È una bellissima esperienza, soprattutto vedere la gioia dei ragazzi quando salgono sul palco e diciamo anche il fatto di ricevere borse di studio, poi premi, è sempre una gioia vedere, diciamo, la felicità nei loro occhi, ecco, questa è sicuramente la cosa che rimane anche a noi giurati, perché vuol dire che comunque abbiamo fatto un buon lavoro anche noi e soprattutto l'organizzazione, diciamo che è molto brava anche in questo, direi. Sono molto contenta di essere qua a Verona e posso dire che abbiamo trovato tantissimi giovani talenti e questo veramente molto gratificante per la danza. Allora io, il mio primo approccio è dire: ragazzi, venite a studiare danza, che è una scuola di vita molto importante e è una disciplina che vi fa portare per tutto il vostro periodo di tempo di studi, che vi gratificherà e vi darà una grande esperienza di vita nel mondo. Buona danza a tutti.